La chiacchierata di oggi è con Giuseppe Meroni, giornalista, fotografo e viaggiatore. Durante la sua carriera giornalistica è stato redattore del settimanale economico Il Mondo e inviato del mensile Capital per i temi di economia internazionale. Per le case editrici Mursia, Xenia e Papri ha pubblicato opere dedicate al mondo della creatività e dell'attività ludica per adulti. Una delle sue più grandi passioni è il viaggio, che si è divertito a fotografare e sperimentare nelle sue possibili varianti. Dal viaggio zaino in spalla al comfort del viaggio organizzato, dai trekking sull'Himalaya alle traversate in mare, dal lusso degli alberghi 5 stelle alla semplicità degli ashram indiani. Prima dell'emergenza Covid stava ristrutturando un antico palazzo sul Ghazal di Bolkaya per trasformarlo in guest house e valorizzare il turismo di questa cittadina di cui si è innamorato durante un percorso personale di meditazione. Ciao Giuseppe. Ciao Alessia. Allora, iniziamo con la prima domanda. Che significato ha per te il viaggio? Ma guarda, ti rispondo nella maniera più semplice, che forse può sembrare anche banale, ma in realtà è la verità. Cioè, la vita è un viaggio. E tra l'altro io, facendo l'inviato speciale, ho fatto del viaggio la mia vita. E quindi se viaggi da viaggiatore e non tanto da turista, evidentemente il viaggio è una grande metafora della vita. E poi dipende da come viaggi. Io viaggio quasi sempre da solo, per cui è un viaggio in cui tu ti rapporti con l'esterno, ma hai anche una grande dimensione interna. E poi del viaggio non si considera quasi sempre una metà, che è il ritorno. Si pensa sempre di andare. Se io vado là, vedo quello, in realtà io suggerisco a tutti anche una cosa appunto molto semplice, che però è quella di fare anche il viaggio di ritorno. Il viaggio di ritorno è un grande momento di riflessione, è un grande momento di confronto, se il viaggio lo si intende appunto come un segno importante della tua vita. Uno dei paesi dove hai viaggiato di più è l'India, ed è un paese di cui ti sei innamorato. Cos'è che ti ha portato a legarti così tanto a questo paese? Sì, mi piace dire che in India ho viaggiato, però in India ho anche soggiornato, che è importante secondo me. A volte più che vedere tanti posti in un certo periodo di tempo, è bello fermarsi e soggiornare in pochi. I paesi che io amo sono legati al fatto che ne amo la gente, per cui ad esempio amo la Grecia delle isole. Ecco. L'India e buona parte dell'Oriente, non tutto l'Oriente, ma l'India in particolare, mi ha veramente affascinato per la sua gente, per la sua cultura e per la densità umana e spirituale che in Occidente, secondo me, è andata via via diluendosi e sparendo. Per cui in India c'è veramente per me il luogo dove io dico vado a respirare un po' d'aria buona, insomma, non che qui l'aria sia cattiva, per carità di Dio. Quando sei in India e vedi l'Europa, dici ma che gran fortuna essere nati in Italia, ma che bello, perché vedi tante cose. Però in India hai questo enorme spettro dove i colori sono tutti colori, i suoni sono tutti suoni, gli odori sono tutti odori, tutto è apertissimo. Da noi i colori sono tenui, i rumori sono così così, gli odori, meglio Chanel. Cioè da noi c'è tutto un po' stemperato. L'India è cruda e completa, da come può essere completa un'esperienza umana. Quindi io invito soprattutto i giovani ad andare in India per vedere cos'è un mondo che non è chiuso tra splendidi, dico paraocchi, ma insomma tra splendidi binari di benessere, di tranquillità, di dove tutto è relativo e si spalanca in tutte le possibilità, anche della violenza, anche della povertà, anche della ricchezza, anche della spiritualità. Ecco, lì è tutto completamente diverso. Quindi l'India mi ha stregato, non poteva che essere così, per questo motivo, perché è veramente la vita che si apre, secondo me. Ed ecco, uno dei simboli indiani per eccellenza è il fiume Gange, che porta con sé tantissimi significati. Ci puoi regalare tre immagini che ti hanno segnato in modo particolare legate a questo fiume? Sì, tre da 30.000, ma voglio dire, intanto diciamo questa cosa bella. Il Gange è donna, è Ganga.
E quindi è una madre. E le tre cose facciamo il percorso. La prima è Gangotri, cioè le sorgenti del Gange. Tra gli 8.000 metri, dormire in tenda, vedere le stelle, meditare per chi ne ha voglia, ma è un luogo sicuramente di emozioni intensissime, al limite dell'allucinazione. In alcuni casi uno si domanda se è vero quello che sta vivendo, se è vero, sono vere le sensazioni che sta vivendo. Io sono uno occidentale, profondamente razionale, però insomma devo dire che lì c'è veramente da restare molto, molto, molto conquistati. Il secondo, vabbè, è stata la prima volta che sono andato in India per lavoro, mi è capitato di andarci per un Kumbh Mela, cioè per questa grande cerimonia religiosa dove eravamo quell'anno in pochi, eravamo 25 milioni di pellegrini sul Gange, l'ultimo che hanno fatto erano 80 milioni. Però l'ho fatto ad Haridwar, che è questo posto all'uscita dalla catena himalayana, vicino a Rishikesh, che è la patria dello yoga. E lì passare 15 giorni in una realtà di quel tipo, hai proprio vedi una densità di spiritualità che non voglio mitizzare, che in alcuni casi è un po', è molto naif, è incredibile, trovi di tutto, dal cialtrone al grande guru, eccetera, però vedere 25 milioni di persone in tenda per 15 giorni in quella realtà è comunque una bella, e tanti giovani, è una bella esperienza. La terza, naturalmente, dove ho soggiornato a lungo e spero di tornare ancora presto, è Varanasi. Varanasi, che è veramente la magia, e in particolare Manikarnika Ghat, che è il luogo dove vengono bruciati, è uno dei luoghi più importanti, ma è uno dei luoghi dove Varanasi vengono bruciati sulle pire i defunti, ed è circondato da hospice dove soprattutto donne vedove vanno a trascorrere gli ultimi tempi, che sono anche ultimi anni, non solo ultimi giorni della loro esistenza, parli con loro, le incontri, poi scendi al Ghat, al tramonto, quando si bruciano i corpi, e c'è questa sensazione strana che questa morte è così viva. E quindi sono di cose così ne hai ogni giorno, insomma. Però ecco, queste, se vuoi tre cose giuste, tre, queste sono tre cose. Grazie mille Giuseppe per questa chiacchierata. Grazie a te e saluti a tutte le persone che ci vedranno. Ciao. Ciao.